Un ragazzo si risveglia dopo un incidente d'auto e vede sua madre al suo fianco. Tenta di raggiungerla, ma si ritrova bloccato. Con sforzo, tira sua madre, ma vede i suoi occhi spalancati e il suo viso insanguinato. Con la madre morta accanto a lui, il ragazzo è indifeso nel nulla. Anni dopo, le urla di una donna svegliano Jordan. Cammina nel buio. Con le mani tremanti, Jordan si orienta mentre le richieste di aiuto continuano. Dopo aver superato il suo shock iniziale, Jordan assicura all'altra donna che lei è lì, anche se non possono vedersi. La donna dice che ha trovato un uomo e crede che sia morto. Nonostante il panico, Jordan dice alla donna di continuare a parlare così può trovarla. Segue la sua voce finché non sente qualcosa che la spaventa. La voce di un uomo irrompe nell'ombra. Il nome dell'uomo è Grant e lui le chiede chi sia mentre Jordan gli chiede di rimanere indietro. Sentendo il suo panico, Grant le assicura che anche lui è una vittima. Ricorda che era in casa prima di ritrovarsi improvvisamente lì. Dopo essersi calmata, Jordan torna alla ricerca dell'altra donna. I due alla fine trovano Anna, che ha accanto a sé un uomo privo di sensi e insanguinato. Jordan lo controlla e dice che è vivo. Grant cerca di chiamare nell'oscurità, ma non sente risposta, quindi si alza per trovare una via d'uscita. Mentre è via, Anna sussurra a Jordan che non si fida di Grant. Jordan poi tenta di seguire Grant, ma Anna ha paura che sia lui chi le rapite. Sentono un grido e Grant gli dice che ha trovato qualcuno. Anna pensa che lui stia cercando di separarle, quindi Jordan afferra un sasso e lo prepara contro Grant. Quando lei cerca di attaccarlo, Grant si rende conto che pensano che sia lui il colpevole. Riconoscendo che non hanno una ragione per fidarsi di lui, Grant le implora ancora, aggiungendo che nemmeno lui sa cosa sta succedendo. Una mano insanguinata sfiora improvvisamente la spalla di Anna, facendola urlare. Rapidamente, Grant difende la donna e tiene fermo l'uomo, che si scopre essere l'uomo privo di sensi, Luke. Mentre tutti vanno nel panico, Grant chiede a tutti di calmarsi. Quando sono d'accordo, libera Luke. Grant continua dicendo che se si scagliano a vicenda, non troveranno mai una via di uscita, quindi chiede a tutti di mantenere la calma. Grant dice di aver trovato qualcuno nella stanza e un ragazzo di nome Alex entra con l'aria sconvolta. Jordan chiede a Luke perché ha il naso rotto e lui dice che si è svegliato mentre qualcuno lo trascinava in un furgone. Ha provato a combattere, ma l'hanno picchiato. Grant gli chiede se ha visto in faccia il loro rapitore, ma lui non l'ha visto perché era notte. Jordan chiede a Luke cos'altro si ricorda e lui risponde che il rapitore ha parlato delle sue speranze e sogni segreti. Concentrandosi sulla fuga, Grant suggerisce di separarsi e trovare una via d'uscita. Luke sfida la sua autorità, ma senza alternativa, ognuno segue il suo esempio. In un'altra stanza, il loro rapitore li osserva tramite le telecamere di sorveglianza e documenta i loro progressi. Come se fosse un esperimento scientifico, osserva i loro comportamenti, aggiungendo che sono ottimisti sul fatto di uscirne vivi. Il secondo giorno, Anna grida, sperando disperatamente di uscire da quell'oscurità. All'improvviso, il loro rapitore accende le luci e i prigionieri si vedono per la prima volta. Grant osserva l'ambiente circostante e vede un muro di mattoni che secondo lui potrebbe essere la loro via d'uscita. Nota anche che la lampada è incastonata nella roccia sopra di loro e vedono un orologio con un timer. Mentre esplorano la prigione, trovano un passaggio che conduce a una porta di legno. Luke ci sbatte sopra le mani e chiede di farli uscire. Un suono proviene dall'altra parte della porta e poi si apre. Si ritrovano in un pozzo profondo con un alto soffitto ricoperto di assi di legno. Davanti a loro ci sono 4 barili contenenti acqua che potrebbero durare 2 mesi. Trovano anche della carta igienica e un gabinetto improvvisato. Luke urla e cerca di arrampicarsi, mentre Anna e Alex temono che il loro rapitore li uccida. Jordan cerca di rimanere ottimista e dice che i loro cari li cercheranno. Frustrato, Luke afferra la lampadina, facendo scendere un lungo cavo. Poi si lava la faccia direttamente dalla botte, ma Grant gli dice di non contaminare l'acqua. Tuttavia Luke lo prende in giro e tenta di sputare dentro l'acqua, quindi Grant lo sbatte al muro. Jordan interviene, dicendo che hanno bisogno dell'acqua perché non sanno per quanto tempo rimarranno bloccati lì. Alla fine, Luke si calma, mentre Alex si chiede perché il loro rapitore li ha lasciati con così tanta acqua. Il terzo giorno, Grant tenta di scavare attraverso il muro di mattoni, dicendo che se riuscisse a tirare fuori un solo mattone, sarebbe più facile rimuovere il resto. Di questo ne è sicuro, perché è un appaltatore da 20 anni. Sentendo questo, Jordan si chiede perché sono stati scelti, così chiede delle vite degli altri. Alex afferma di essere un contabile divorziato, mentre Grant è vedovo. Jordan conclude che nessuno di loro ha famiglie che vivono nelle vicinanze e probabilmente non molti amici. Chiede a Luke della sua vita, ma lui si mette sulla difensiva. Pensa che sia una perdita di tempo cercare di capire le motivazioni del loro rapitore. L'importante è sapere cosa sta pianificando. Jordan insiste sul fatto che c'è uno schema, così Anna si apre e confessa che stava soffrendo per il suo ex fino a quando poi l'ha ucciso per legittima difesa. Questo dà a Grant un'idea sullo schema. Lui confessa che sua moglie aveva il cancro e l'ha implorato di morire, così l'ha aiutata. È stato condannato per omicidio e ha trascorso 2 anni in prigione. Jordan poi chiede a Luke chi ha ucciso e lui ammette di aver rapinato un negozio. Tuttavia l'impiegato gli ha rubato la pistola, portando ad ucciderla accidentalmente. Alex dice che non ha ucciso nessuno e chiede di uscire perché pensa che il rapitore ha commesso un errore, ma il rapitore l'ha etichettata come soggetto di controllo.
Le urla di Alex irritano Luke, che lo prende a pugni. Il quarto giorno, mentre Alex sta bevendo dell'acqua, vede un bisturi con un messaggio sopra, ossia che il corpo umano può durare oltre un mese senza cibo. Jordan si rende conto che vengono spinte ai limiti della fame umana finché non si mangeranno a vicenda. Essendo una dottoressa, fa notare che il bisturi è progettato per tagliare il tessuto cutaneo e muscolare. Infastiditi, gli altri riflettono sul perché il loro rapitore li costringerebbe a fare una cosa del genere. Grant prende il bisturi per far sì che non succeda, ma Luke si scaglia contro di lui. Grant poi strangola Luke, dicendogli che ha smesso di giocare con lui. All'improvviso sentono della musica fuori dal pozzo. Sopra di loro ci sono due amanti che condividono un momento intimo, ma si fermano sentendo le vittime gridare aiuto. Gli amanti scoprono che le urla vengono dal pozzo, ma prima che possano aiutarli, vengono legati ai seggiolini dell'auto e vengono spinti in un lago vicino dal rapitore. Mentre il rapitore guarda la loro macchina affondare, ricorda l'incidente d'auto avuto da giovane. Con l'opportunità persa di fuggire, i cinque rimangono demoralizzati. Al quinto giorno, Anna si sente più fredda mentre i suoi livelli di zucchero nel sangue diminuiscono. Jordan le dice che ci sono tre fasi prima di morire di fame. Per prima cosa utilizzeranno il grasso immagazzinato e calorie, quindi inizieranno a bruciare i muscoli. Alla fine si indeboliranno e avranno le vertigini finché il corpo non inizia a spegnersi. Mentre si avvicinano alla fine, i loro corpi faranno di tutto per il sostentamento. Mentre il rapitore li controlla, ricorda che i soccorsi lo hanno trovato settimane dopo l'incidente d'auto. Tuttavia, quando i soccorritori hanno trovato sua madre, una parte del suo braccio era stata mangiata. Mentre portavano via il ragazzo, i suoi occhi erano vacui per lo shock di ciò che doveva fare per sopravvivere. Il giorno 17, Grant sta ancora scavando il muro di mattoni finché non riesce a rimuoverne uno. Con l'aiuto di Luke, riescono a togliere il resto, solo per trovare le ossa delle vittime precedenti anziché l'uscita. Grant si demoralizza, ma Jordan prova a mantenere alto il loro morale morente. Lei li rassicura dicendo che troveranno un modo per battere il loro rapitore al suo gioco. Jordan vede uno dei cadaveri con una bottiglia d'acqua e conclude che era l'ultimo sopravvissuto. Grant tossisce e rivela che soffre di aritmia e morirà se non prende la sua medicina. A loro insaputa, Alex stava origliando. Al loro 20° giorno, Alex cerca di elevare i suoi scarafaggi rimanenti. Affamato, Luke ne prende uno e lo mangia, attirando l'ira di Alex. Vedendo l'inutilità di ciò, anche Alex decide di mangiare il suo ultimo scarafaggio. Nel frattempo, Jordan si apre con Grant e dice che le manca la luce del sole. Grant risponde che le sue figlie avevano paura del buio, quindi lui raccontava delle poesie per calmarle. Vorrebbe avere più tempo con loro e Jordan lo rassicura dicendogli che lo avrà. Nel pozzo, Luke fissa la loro illuminazione e si ferisce le mani mentre cerca di gattonare su per il muro. Anna va da lui e dice che Alex le ha detto qualcosa di importante. Più tardi, Luke si avvicina a Grant e gli strappa il bisturi mentre dorme. Spegne le luci e attacca Jordan e Grant. Luke sostiene che Grant stia morendo comunque, quindi dovrebbero usare il suo corpo per sopravvivere. Tuttavia Alex mette fuori combattimento Luke mentre sta per colpire Grant. Jordan poi passa il bisturi sul collo di Luke privo di sensi, ma Grant riesce a dissuaderla dall'ucciderlo. La sua riluttanza sorprende il loro rapitore. Il 22° giorno, Grant è visibilmente molto più debole. Jordan si accovaccia vicino a lui per sentire il suo cuore. Luke chiede di essere slegato, ma Jordan gli dice che ha perso quel privilegio da quando li ha attaccati. La lotta di potere si intensifica quando Luke ordina ad Anna ed Alex di slegarlo, ma Jordan gli chiede di rimanere legato fino a quando non scappano. Luke dice che non scapperanno fino allo scadere del timer, e a quel punto potrebbero essere già morti. Jordan ribatte che cedere darebbe al loro rapitore ciò che vuole. Tuttavia sostiene che hanno maggiori probabilità di sopravvivenza se ne sacrificano uno. Oltretutto, Luke dice che Grant è quasi morto. Mentre Luke impazzisce, Jordan avvicina il coltello alla sua gola e dice che lei li sta proteggendo tutti. Luke la prende in giro e lei lo minaccia, dicendo che la sua morte sarà lenta e dolorosa se lei gli tagliasse la gola in modo giusto. Poi lei si dirige al pozzo per calmarsi e si rende conto che può chiudersi dentro. Il giorno dopo, Grant è sempre peggiorato. Luke ribadisce che poiché Grant sta morendo, dovrebbero semplicemente ucciderlo in modo che possano mangiarlo. Questo fa sì che Anna guardi Grant con interesse. Grant è d'accordo sul fatto che sta morendo, ma Jordan gli dice che hanno una promessa da mantenere. Luke chiede a Jordan di uccidere Grant, ma quando si gira, trova Grant immobile. Per fortuna, si sveglia, tenendo duro. Mentre riposano di nuovo, Anna li lascia con uno sguardo sinistro. Il 24° giorno, Alex si avvicina di soppiatto a Jordan e la mette fuori combattimento. Quando si sveglia, vede Alex e Anna che si alleano contro Grant, ma nel suo stato indebolito alla fine lo sottomettono. Grant incontra gli occhi di Jordan per l'ultima volta prima di affrontare il suo destino. Jordan piange mentre i due battono Grant con le ossa delle vittime precedenti, spargendo sangue. Dopo averla battuto, i due cedono ai loro istinti primordiali. Prendono il coltello e banchettano con Grant. Jordan è addolorata e sconvolta. Soddisfatto degli eventi, il loro rapitore nota che la fase 1 è completa. Il giorno 25, Jordan è legata mentre gli altri continuano a banchettare con Grant. Luke va da lei e la prende in giro per la morte di Grant, e lei risponde chiamandoli mostri.
Luke la schiaffeggia dicendole che stanno facendo solo il possibile per sopravvivere. Tuttavia Jordan gli dice che morirà qui sotto. Lui tenta di ucciderla, ma Anna gli dice di non farlo. Mentre i tre sono impegnati a mangiare come i selvaggi, Jordan nota la telecamera di sicurezza del rapitore. Il 27° giorno, Anna si avvicina a Jordan e le offre dell'acqua. Lei tenta di convincere Anna a lasciarla andare, sottolineando che gli uomini la stanno controllando e uccideranno anche lei. Anna rivela che è stato un suo piano. Dice a Jordan che lei è a controllare e deciderà chi dovrà vivere e chi morire. Più tardi, mentre Anna e Luke stanno diventando intimi, Alex si guarda con uno sguardo inspiegabile. Il 28° giorno, sembra che Anna e Luke abbiano riacquistato la maggior parte delle loro forze, mentre Jordan rimane vincolata. Tuttavia Alex inizia a mostrare segni di follia e fa un discorso filosofico sulla carne umana e su come essa deve essere consumata fresca affinché rimanga pura. Luke dice ad Alex che possono ancora banchettare con Jordan, ma Alex pensa che l'essenza di Jordan sia debole, perché sta morendo. Poi fissa Anna, quindi lei dice a Luke di intervenire. Luke spinge via Alex, dicendogli di resistere ancora qualche giorno. Tuttavia quando Luke si avvicina a Jordan, Alex fissa Anna in modo animalesco finché non l'attacca. Morde il braccio di Anna, costringendo Luke a pugnalarlo. Questo porta Alex a sanguinare. Il 29° giorno, Jordan finalmente si slega. Si avvicina a Luke e Anna addormentati, per poi prendere il bisturi. I suoi movimenti li sveglia e lei corre al pozzo per nascondersi. Luke riesce ad afferrarla, ma lei lo colpisce con il bisturi, permettendole di scappare. Dentro il pozzo, chiude disperatamente la porta dietro di lei appena in tempo. Questo sorprende il rapitore, che si aspettava che Jordan li uccidesse. Il 30° giorno, Luke e Anna guardano il timer arrivare allo zero, sottolineando che è trascorso un mese lì. Festeggiano pensando che saranno liberati perché hanno fatto ciò che il rapitore voleva che facessero. Purtroppo passa un altro giorno. 31 giorni dopo essere stati catturati, Anna si avvicina alla porta e dice a Jordan che le sue azioni erano guidate da un bisogno di sopravvivenza. Chiede a Jordan di farla entrare perché teme per la sua vita, considerando che Luke è molto più forte di lei. Jordan le chiede se è sola e lei dice di sì. Jordan guarda sotto la porta e vede qualcuno dietro di lei. Sapendo che stanno cercando di ingannarla, dice addio ad Anna. Alla fine del loro 33° giorno, Luke si irrita con Anna mentre lo guarda mangiare il corpo di Alex. Arrabbiato, Luke la strangola. Con Anna morta nelle sue mani, Jordan accoglie Luke di sorpresa e lo colpisce con il bisturi. Lei è adesso l'unica sopravvissuta. Guarda dritto verso la telecamera e dice che sa cosa vuole il rapitore. Lei lo prende in giro dicendo che vuole che lei mangi la carne umana per essere libera, ma dice che non si arrenderà mai. Lei lo chiama debole, prende un osso e dice che ha finito di giocare, prima di distruggere la luce e rifugiarsi nelle tenebre. Al buio, Jordan prende uno dei barili e scrive qualcosa con il sangue. Poi si mette nell'angolo e giace lì immobile. Passano giorni e Jordan rimane al suo posto, irritando il rapitore con la sua riluttanza nel mangiare la carne umana. Ricorda la notte che ha tagliato il cappotto di sua madre e ha afferrato un pezzo della sua carne per sopravvivere. Entro il 36° giorno, la curiosità costringe il rapitore a scendere nel pozzo. Nell'oscurità, vede i corpi e trova Jordan ferma nella stessa posizione. Credendola morta, ispeziona il coperchio e legge ciò che Jordan ha scritto. Ci vediamo presto, luce del sole. Proprio in quel momento, Jordan si lancia e lo trafigge con un osso. Sorpreso, la fissa, incapace di esprimere un pensiero coerente. Jordan rivendica la vittoria e lo costringe a vivere i suoi ultimi momenti al buio. Debole e disorientata, Jordan si dirige verso il pozzo e vede la scala di corda usata dal rapitore. Lei vede il sole che inonda di luce la sua prigione, dandole le visioni di una bambina che gioca in un giorno soleggiato. Jordan esce, recitando la poesia che le aveva insegnato Grant. Alla fine, esce dal pozzo e si crogiola alla luce del sole, sollevato dal fatto che l'incubo sia finito. Fine, grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e iscriviti.